Amici, ben ritrovati, ben ritrovati. Siamo con un altro video. Questa è una piccola cosa, sarà veloce ma doveroso. Il doveroso ricordo per tutti noi che oggi, anche se siamo già in serata, era proprio la giornata internazionale per i bambini scomparsi. Un qualche cosa che è stato istituito nel 79 a seguito della sparizione di un bambino in America, ma che poi da allora si ripete tutti gli anni. Io ve l'ho scritto anche in inglese solo per farvi vedere che effettivamente è una giornata internazionale, se ne parla o se ne dovrebbe parlare tutto il mondo. Aggiungo solo due piccole notazioni, se volete possiamo aprire un articolo dei pochissimi siti in Italia che in realtà riportano la notizia, non so quanto sia passata sulle televisioni. Vedete, oltre il Vatican News, che forse si è, come dire, è dovuto questo tipo di riconoscimenti e il ricordo di queste giornate, per un sito come questo, c'è anche il Metauro, c'è la Gazzetta di Viareggio, Sardegna Oggi e Domani, vedete, piccoli New Tuscia, sono le piccole testate che riportano questo tipo di notizia. Invece dicevamo che è una giornata internazionale stabilita già dal 79. Se volete possiamo aprire anche un articolo, ma come vedete ripercorrono la vicenda, il fatto che appunto il bambino si chiamava Ethan Patz, nel 79 sparì anche lui e da lì si istituì questa giornata. Qui si dice ovviamente una piaga sottostimata, se ne parla poco e questo articolo mette il segno sul fatto che appunto siano così poche le testate grandi, ufficiali, grandi mainstream, che non hanno riportato la notizia, forse non hanno dato la giusta risonanza, ecco, alla notizia come sarebbe stato dovuto. Per quanto mi riguarda, mi piace rivolgere un pensiero non solo a quei poveri bambini e anche alle loro famiglie che vivono questi drammi e che sono praticamente uno a settimana nella sola Italia, ma anche un pensiero alle forze di polizia, ai gruppi speciali, ai reparti, alle operazioni che si stanno svolgendo, come abbiamo già ripetuto in questi giorni e dagli ultimi mesi, che stanno fermando questo, almeno in parte, speriamo un giorno possano fermare del tutto questo traffico di esseri umani, per cui il mio abbraccio caloroso va a tutti quelli impegnati materialmente, che mettono proprio la loro vita in gioco per andare a fare sì che queste brutture che l'umanità riesce a compiere possano smettere di esistere. Tutto qua, mi sembrava doveroso riportarvi la notizia, soprattutto su un canale come il mio. Abbiamo già seguito i discorsi che riguardano purtroppo alcuni di questi bambini e le condizioni in cui sono costretti a sopravvivere. Un abbraccio e al prossimo video.